stiamo facendo un giro pazzesco, però non siamo voluti mancare qua. Era il comune più piccolo della lista, però ho insistito, Ciro con un problema grave, serio, familiare, e comunque voluto essere presente per dare innanzitutto dignità e coraggio, e anche non solo dignità e coraggio, ma anche rappresentatività a ciò che stiamo facendo. C'è stato un evento, una cosa che mi ha fatto incazzare molto. Io vi garantisco che se questi signori o questo signore che ha minacciato, perché è un atteggiamento camorristico, che io non tollererò mai, e in funzione di questo, se questa lista dovesse avere delle rappresentanze in comune, vi garantisco che noi saremo qua, poi voglio vedere chi viene a minacciarci e come. Il paese dei paesani, si dice a Napoli, e noi rispetteremo fedelmente questo. Non verremo a prendere niente, verremo a portare esperienza, quella poco che abbiamo. Io ho 68 anni, faccio politica da quando ne avevo 16, e posso dire che l'ho fatta sempre con eleganza, con onestà, con lealtà e con signorilità. Questo è un paese bellissimo, c'è un attore del 1531-32, non vorrei sbagliare. Significa solidità, e questo è un paese solido. E tra l'altro non sono un po' meno, ma io ho visto tantissimi giovani, perché è una comunità abbastanza piccola, ho visto tantissimi giovani. Se non vi svegliate oggi e difendete il futuro dei vostri giovani, questo è un paese che diventerà vecchio, e noi ne abbiamo incontrati tanti di paesi vecchi, dove non c'è il rinnovamento, dove non c'è il riciclo del sistema proprio umano, questo diventerà un paese fantasma da quei 10 anni. Oggi è bellissimo e siamo tutti sorridenti a lei. Qualcuno dirà, ma che ce ne importa, disse che importa. Noi vogliamo fare buona politica e vogliamo dimostrare alla gente che ci stanno ancora le condizioni per fare la buona politica. La politica della delega, quella là del mese di campagna elettorale, dove ognuno è bravo, vi vogliono bene, vi portano a qualche banchetto, a noi non ci interessa. Noi non vi porteremo da nessuna parte. Noi, se entreremo in questa amministrazione, saremo qua e porteremo avanti una sola cosa, il nostro programma, che non è uguale agli altri, e non è un programma copiato. Io venendo mi stavo appuntando delle cose, giovani, ambienti. Ragazzi, questo è un paese che sta, è bello, ma sta rovinato. Voi avete una mostruosità che vi circonda, è una mostruosità, un'aberrazione quella che c'è qua intorno. Chi vi ha venduti? Chi ha venduto la vostra salute? Ve lo siete chiesti? Avete delegato probabilmente 5 anni fa, 10 anni fa, qualcuno che ha permesso tutto questo. E siete complici di questa cosa. Non mi piacciono le cose che vi dico e che vi dirò. È così. Voi siete letteralmente complici di questa aberrazione. I sindaci non devono dare posti di lavoro, ma i sindaci hanno il dovere, hanno il dovere di creare opportunità di lavoro. Io non lo so quale tipo di sviluppo gli altri o le altre liste o gli altri programmi hanno proposto. Vi chiedo di leggere il nostro programma. Programma fattibile, non è il castello dei sogni, il libro delle favole. Noi parliamo di cose fattibili. Opportunità per i giovani, il recupero dell'ambiente, turismo. Per fare turismo c'è una leggera esperienza, purtroppo non ci vuole molto, ma ci vuole tanta competenza. Quindi se noi mettiamo mano a queste cose, i risultati, i frutti si vedranno nel breve termine, ma anche nel medio e nel lungo. Non mi voglio dilungare oltremodo, perché vedo che siete anche abbastanza distratti, quindi io voglio ringraziare veramente tutti quanti voi. Spero che tra voi ci siano anche i nostri competitori, che avrò il piacere di voglio salutare il signor sindaco. Buonasera sindaco, grazie della sua presenza. Quindi questo è quello che noi vogliamo fare. Noi abbiamo liste a Caserta e a Napoli. Stasera noi siamo a Monteverde il qui, e siamo qua per rispettare un patto di alleanza e soprattutto per rispettare il coraggio di Barbara Rinaldi e di Giuseppe Del Giudice. Grazie a tutti quanti voi. Grazie. Per onestà intellettuale io voglio ringraziare chi
poi fece questa stupenda cosa. Nel 2006 questo paese divenne accessibile con un progetto importante che vedeva all'attenzione non solo dell'amministrazione regionale, ma di tante altre associazioni. Qui è nato il secondo centro tattico d'Italia, un bellissimo premio in Europa. Questo è un paese che può dare davvero molto, è un paese che può tranquillamente uscire da una tragica dormienza che non è la dormienza di Monteverde, è la dormienza dei paesi italiani. Ripeto che sono stati sovreferizzati da una politica dello Stato che ha tolto perequazioni, ma soprattutto ha dato il via a una scellerata politica che ha depauperato l'aspetto strettamente umano. Queste persone vivono esperienze diverse, sono di paesi diversi. Buonasera a voi, ciao Giuseppe, sociali diverse, ciao Peppe. Ricco, chi è meno ricco. Ciao, ma hanno una cosa che poi li contraddistingue, allora, che la ricchezza niente, siamo qua fertile, anche più fuggile, per sostenere, perché siamo candidati nella lista. Nessuno può dire il contrario. Quindi io non faccio campagna elettorale, io non dico votate il sindaco, votate l'altra lista, votate la lista dei fattori, però vi invito a essere quel paesino, bel borgo irpino. Sovvertire le regole per poter poi essere partecipativi, intervento, e non partecipare tanto per partecipare. Sono stati anche altri interventi, altri candidati. Va bene così. E vi saluto a tutti, una felice domenica. Grazie per la vostra attenzione. Un abbraccio da Monteverde, il Pino. È un paese da non sottovalutare, da venire a trovare, perché c'è una bellissima torre del 1532. Giusto passo, vi saluto, grazie a voi della vostra attenzione.